Al Teatro Ghione di Roma, Fatti Italiani incontra alcuni dei protagonisti degli Innamorati di Goldoni, messo in scena da Pino Quartullo, che sarà in scena fino al 29 settembre. E con noi Diego Belli. Diego, che importanza ha per te questo ruolo? Beh, tanta perché è il primo ruolo in un teatro importante e soprattutto perché è il primo spettacolo della nostra compagnia che io, Stefano e Martina abbiamo fondato. È la prima uscita ufficiale della nostra compagnia, anche se già c'era stata un'uscita ufficiosa l'anno scorso al Piccolo Eliseo, quindi tanta perché è la prima volta, diciamo. Essere giovani, meno emozione o più emozione? Più emozione, perché siamo alle prime armi e poi c'è tanta emozione, anche perché il primo pubblico, le prime serate, infatti la prima eravamo molto più emozionati, appunto. Piano piano ci stiamo abituando e stiamo dando un po' più di carica e di grinta, sempre di più. Come reagisce il pubblico e come hai reagito tu a trovarti in scena davanti a un rosso pubblico? Il pubblico sta reagendo bene, anche se comunque non ce l'aspettavamo, perché essendo appunto la prima volta siamo rimasti anche abbastanza sbalorditi. Comunque bene, ogni sera sempre di più notiamo più applausi, più commenti, più lati positivi e noi ovviamente siamo contenti e entusiasti. Conoscevate già Goldoni? Sì. Ha studiato a scuola, quindi 2 anni fa, quando ho finito il quinto liceo, perché siamo tutti, abbiamo un'età media di 21 anni e quindi appunto mettere in scena Goldoni sembra per noi una cosa bellissima, ecco. C'è qualcosa di tuo in questo personaggio che interpreti? Ti sei ritrovato? Oddio, il mio personaggio è un po' strano perché è un po' un mitomane e un megalomane. E tu un felino lo sei o no? Non lo so, bisogna chiedere a loro. Forse sì, ho ritrovato il mio lato mitomane, diciamo, l'ho ritrovato in questo personaggio. No, è un personaggio molto divertente, quindi che mi dà ampio spazio per divertirmi soprattutto, quindi sì, c'è molto. Senti, Goldoni e le donne, c'è tutta una letteratura. Sì, e poi quest'anno appunto di donne abbiamo 9 elementi che suonano in orchestra, un'orchestra dal vivo di 9 ragazze, le Arzigogole, e quindi con l'orchestra dal vivo è anche tutto molto più elegante, più raffinato e partecipe. Grazie ragazzi, fino al 29 settembre al Ghione di Roma. Grazie.